Salve a tutti e grazie mille all'Associazione Oltre Marigliano per avermi coinvolto all'interno di questa ennesima bella iniziativa, Risonanze Filosofiche. Ho accettato molto molto volentieri perché il tema mi è sembrato molto bello, i confini, e ho deciso di parlare di un confine un po' particolare, di un luogo che ancora oggi noi tutti purtroppo riteniamo essere un confine, percepiamo come un confine, anche se non dovrebbe essere un confine, o almeno non soltanto un confine, il Mediterraneo, il Mar Mediterraneo. Sappiamo bene perché al centro dell'agenda politica ormai da decenni il Mediterraneo occupa un ruolo particolare. Il Mediterraneo è il luogo degli sbarchi, dei migranti. È il luogo dei porti chiusi, dei porti aperti, dei corridoi umanitari, è un luogo di speranze e un luogo di disperazione. Il Mediterraneo, è la via attraverso la quale tante persone provenienti da varie aree del pianeta, non soltanto dall'Africa, decidono di, cercare una speranza, di cercare una nuova via, di cercare una dignità. Per certi versi, appunto, diciamo, è un luogo attraverso il quale queste persone cercano di realizzare dei desideri apparentemente irrealizzabili, di cercare qualcosa che gli è stato negato nelle loro terre di appartenenza. Ma è anche un luogo poi di pericolo, di disperazione, si è trasformato in un gigantesco cimitero. Ormai i morti nel mar Mediterraneo non riusciamo più a contarli. Perché? Perché il Mediterraneo è anche il luogo, ovviamente, in cui queste speranze vengono respinte, si infrangono contro la chiusura dell'Europa. Che non riesce appunto a sviluppare dei meccanismi razionali di accoglienza che la possano far inserire in maniera organica all'interno di un contesto globale. Quindi incontro e scontro, speranze e sofferenze, anche nel corso dell'età moderna era così. Il Mediterraneo raccoglieva in sé tutte queste tensioni e anche nel corso dell'età moderna la penisola italiana aveva un ruolo importante, cruciale. Perché? Perché l'Europa che si definiva cristiana riteneva che la penisola italiana fosse una sorta di avamposto mediterraneo che la contrapponeva all'Oriente e al Nord Africa, caratterizzato da un'identità inevitabilmente islamica. Nel 1528 un domenicano di nome Leandro Alberti mise mano a uno scritto importante chiamato La Descrizione di tutta l'Italia, che nei decenni successivi ebbe una fortuna editoriale enorme. Fu ristampato, tradotto in diverse lingue e cominciò a caratterizzare proprio l'identità di un'Italia che politicamente non esisteva, che era frammentata in diverse realtà territoriali, ma che comunque raccoglieva, riusciva a raccogliere una sua unità anche nel suo contrapporsi al Mediterraneo, nel suo stare all'interno del Mediterraneo, nel suo tuffarsi all'interno del Mediterraneo. Leandro Alberti portò avanti delle vere e proprie inchieste, cercando di rivolgersi a tutti coloro che avevano vissuto il Mediterraneo e che avevano avuto esperienza dei contatti, ma anche degli scontri con il cosiddetto turco. Leandro Alberti ci porta delle descrizioni abbastanza vivaci, ovviamente parziali, perché pur sempre di un religioso si tratta, di alcune porzioni della penisola italiana, soprattutto di una porzione particolarmente forte e vivace, come la Puglia. Ancora oggi la Puglia, lo sappiamo, è, meta del desiderio di tantissimi turisti di tutto il mondo.
ma agli albori dell'età moderna. Nel 1480 fu al centro dell'attenzione dell'intero continente europeo perché fu attaccata proprio dai turchi nel cosiddetto assedio di Otranto. E quindi la Puglia, all'interno di questo contesto più grande rappresentato dalla penisola italiana, è per eccellenza un luogo nel quale la presenza dell'altro, la presenza di quello che i poteri politici e religiosi descrivevano come il nemico per eccellenza, plasma la vita quotidiana delle persone. Il Mediterraneo rappresenta un'opportunità straordinaria di arricchimento culturale, economico, un'opportunità di sviluppare degli scambi con l'altro, ma è anche il luogo costantemente descritto come fonte di pericoli. Da un momento all'altro i turchi potranno arrivare e sconvolgere la nostra vita quotidiana. Quindi la vicinanza e la contrapposizione stanno incredibilmente insieme, così come ancora oggi stanno insieme. È importante, quindi cercare di comprendere, ecco, delle testimonianze parziali, come quelle di Leandro Alberti, ma cercare di leggerle criticamente, cercare di trasformarle in opportunità e in momenti di riflessione, per comprendere quanto complessi possano essere questi rapporti che si stabiliscono attraverso il Mediterraneo, che riesce ad essere allo stesso tempo un luogo di incontro, un luogo di grandi opportunità, ma anche un luogo di grandi paure e grandi scontri. Vi ringrazio moltissimo, come sempre.